Allora voglio farvi vedere una cosa perché, carissimi, sempre a New Ken, ma voglio farvi vedere una cosa perché davvero merita. Allora, qui abbiamo Dante, Dante, non mio cugino, Dante Alighieri, e Italia, e che la celebrazione dell'Italia è sempre comunque una cosa che è nei cuori, nelle menti, ma giusto di fianco, proprio 2 metri in là, magnifico. 2 metri più in là che scrici. La terra non si vende, si defende. Anche il Ponte Morandi non bisognava venderlo a sti figli di puttana. Anche quello. Allora, vediamoci. Qui comunque ce l'hanno scritto ben chiaro nella testa come la cosa. Anche se poi non possono probabilmente fare molto perché contro le potenze così. Penso che il governo si spiana e gli lascia fare quel che vogliono. Però la gente sa, ha coscienza. A coscienza, in un paese che è molto più povero dell'Italia, questo ve lo posso garantire, il livello di vita è molto più basso dell'Italia. Certo, ci sono quelli che stanno bene, che stanno anche meglio di noi in Italia, ma sono pochi, poca gente, i latifondisti, quelle grandi aziende, la massa non sta bene come noi, però vedete che forse anche per quello, perché questi mica i civili che hanno nella testa cos'è la giustizia e cos'è il diritto della terra. E cosa sono quelli che vengono e ti portano via tutto, scappi? Noi ormai ci siamo lasciati colonizzare dal pensiero del cazzo, dal pensiero unico, insomma. Ci hanno detto delle storie così, boh. Vamo al parco, eh? Vamo al porco, vamo al porco. Ecco un tipo che non ha problemi di prostata. Anzi, proprio sta in buona salute lui. Dunque, vi faccio vedere sta cosa. No, no, lui no. Volevo mostrarvi una cosa, un monumento che non ho mai visto. È la prima volta che vedo una cosa così, vi faccio vedere. È questo. Cioè, il tipo non è sul cavallo, è di fianco al cavallo. La prima volta. Dunque, la vedete, questi dalla strada. Un con ambadil, quattro che guarda, e il più magro, il più piscina, grazie al martello pneumatico. Deve essere in castigo, deve aver fatto una cosa l'altro giorno che non gli è piaciuta. No, le monument, ci siamo in trupparei, ma. Merda, la poussière. E la monument o le mec? Beh, le accotte un cheval, poi le passe sur le cheval, le accotte, le dame un sac. E puis, come vi diceva, le VDE, no, a mec avec un pelle. Quattro tour pour savoir comment ça fonctionne la pelle. Et le plus maigre, le plus petit, on lui a donné le marteau piqueur. Mais parce qu'il doit avoir fait un connerie le week-end dernier, donc voilà, il paye quoi, il paye ça quoi. Donc voilà, c'est l'Argentine. Allons-y. Chers amis, au bout de presque un mois de vie assez matérialiste, hein, je me suis dit qu'il fallait élever un peu l'esprit, donc je me suis élevé physiquement. Je suis monté un peu à haut sur la seule colline qu'il y a, qui est celle-ci. Alors je vais peut-être aller sur celle de l'autre côté ici un moment pour voir. Mais, et voilà, quoi, ce qu'on voit d'ici, bah, on a une vue sur une partie de Neuquén. Hein? E l'altra parte doit être derrière la colline. E se vous pensez que ça peut être compliqué o triste perché je suis seul, rassurez-vous, je suis jamais seul. Hein? Il è là lui, toujours, eh? T'es jamais seul ici. Autant, ah, Vettel, 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 la poiana, e voilà l'oiseau mythique. Non sais pas ce que c'est, mais il vole bien lui. Autant en Inde, il est impossible d'être seul, voilà, totalement impossible, hein? Même au chiotte, il y a du monde, bah, autant ici, c'est impossible d'être sans Jésus, quoi. Alors là, je vous rassure, venez tranquille. Tiens. Venez tranquille, n'ayez crainte de rien, vous ne serez pas perdu. Hein? Je vous l'ai déjà dit à Buenos Aires avec le bar Ricard, je vous le répète ici. Je sais que vous avez un esprit religieux très développé, n'est-ce pas, mes frères? Donc, venez, venez, shalom. Hein? Dunque, quello che dicevo è che mi ero alzato un po', tanto per rilassare un po' lo spirito dopo un mese di vita materialistica, come un capitalista del cazzo. E quindi sono salito sulla collina e se pensate che sono magari in crisi o comunque che sia un po' forse complicato essere solo, vi dico rassicuratevi, non sono mai solo, lui è lì, sempre, sempre, ovunque io vado, ovunque io giri lo sguardo, lei lo, se l'amica lui la sua mamma, o il vec, vergunga sempre, insomma, la famiglia lei l'ha tutta. Dunque, voilà, adesso cerco di andare da un'altra parte dietro perché mi sa che la città continua dall'altra parte della collina. E vado a vedere, ecco, vedete, la polizia che passa davanti a me sono questi che hanno la rete sui vetri. Per cui vedete, stai attento sempre, se te parla, te che perle, se non lo devo mandare, negote, niente, niente, bisogna mai parlarci a questa gente qua, a parte se ti parlano loro. Dai, andiamo, va.
Andiamo a vedere.